e avermi dato l'opportunità di essere qui oggi è una occasione importante per, insomma, siamo tutti qui noi per sembrava il cellulare in mezzo alle montagne, è un effetto. E dicevo, perché ci dà l'occasione di parlare innanzitutto di ricordare Alberto Turumello, che per noi, molti di noi, è stato un amico, per me è stato un amico scoperto tardi, troppo tardi probabilmente, perché l'ho avuto poco tempo per frequentarlo, però sono stati alcuni anni, insomma, in cui, nei quali lo scambio di opinioni con lui, come ricordavamo prima, che era quasi sempre fatto di partenza in contrapposizione per arrivare poi alla soluzione da punti molto diversi. E questa è stata un po' anche la mia esperienza con Alberto. Noi, insomma, ci siamo incontrati per varie questioni, insomma, all'inizio degli anni 2000 e ci arrovellavamo entrambi su quella che era stata una delle ennesime occasioni mancate del Mezzogiorno. Il Mezzogiorno è stato fatto in questi 60 anni di tante primavere che poi sono sfiorite prima di diventare estate, tante esperienze positive di crescita, di sviluppo che poi, insomma, subiscono degli arretramenti improvvisi. E uno di questi era senz'altro l'esperienza della nuova programmazione. Quindi finalmente alla fine degli anni 90 si era ricostituito un progetto organico e strategico di politica per il Mezzogiorno che appunto peraltro includeva molte delle riflessioni portate avanti anche da Alberto Turumello e tutto un gruppo di economisti, sociologi su appunto lo sviluppo locale, quello di cui stiamo parlando oggi, insomma, soprattutto. E però all'interno di una cornice di programmazione nazionale pure ci trovavamo di fronte a quello che non possiamo esitare a chiamare un fallimento, cioè sarebbe stato un tema su cui sarebbe stato interessante parlarne anche con il ministro Barca, tante volte ne abbiamo discusso perché lui per primo si continua a cercare cosa non sia andato bene, cosa non sia andato per il suo verso. E quindi un'analisi soprattutto su qual è stato il forte ruolo delle regioni. Com'è possibile che una programmazione che appunto aveva questo forte ruolo del coinvolgimento dei territori, pensate all'esperienza dei patti territoriali, quanto era stato importante nel costruire una base di consenso sociale, quella stessa esperienza dopo meno di 10 anni aveva non solo non realizzato l'equilibrio, diciamo, il raggiungimento dei livelli di sviluppo del centro-nord, che probabilmente era impossibile aspettarselo, ma aveva anche perso qualunque consenso a livello territoriale. Cioè si identificavano i fondi strutturali, si identificano ancora oggi i fondi strutturali e i fondi per lo sviluppo come una delle tante, forse principale, veicolo di trasferimento di risorse verso il sistema clientelare, politico, burocratico, di intermediazione politico-burocratica. Cioè com'era possibile che un'esperienza che partiva per rompere quel sistema ne fosse stata completamente, almeno principalmente, prevalentemente, come prima abbracciata e poi soffocata da quello che era appunto questa difficoltà a modificare alcuni meccanismi sociali. E partivamo da questa riflessione da punti di vista appunto diversi, cioè lui partiva appunto dall'esperienza di ricerca che aveva portato appunto a questa valorizzazione territoriale, io partivo da un istituto di ricerca che è la Svimez, che immagino voi conosciate, che invece era un po' il goda del meridionalismo, il tempio dell'intervento straordinario, cioè tutto quello che veniva identificato come l'intervento centralista, molto programmatorio, molto definitorio della ricerca. Eppure da esperienze così diverse, portandoci in bagagli di esperienza così diversa, abbiamo cominciato a lavorare insieme, a scrivere insieme, abbiamo cominciato a elaborare e ad analizzare quali erano le fasi dello sviluppo economico del Mezzogiorno dal 45 a oggi, in cui realmente abbiamo visto che si era mosso qualcosa, in cui si era innescato contemporaneamente un processo di convergenza economica e di convergenza sociale e civile. E abbiamo identificato due periodi completamente diversi, da un lato gli anni 50, gli anni della ricostruzione, gli anni appunto in cui si costruiva l'intervento straordinario, e dall'altro quella breve fase degli anni 90, in cui invece
invece con la stagione, con la rivoluzione dei sindaci, con il nuovo protagonismo delle piccole e medie imprese, con l'inizio dei processi di internazionalizzazione. Due modelli molto diversi, eppure due esperienze di successo che emergevano in un mezzogiorno che sembra sempre immobile, che poi in realtà appunto immobile non è, perché questo immobilismo nel sud, come vedete, è fatto di grandi fasi di crescita, di progresso, con fasi di arretramento ugualmente, come lui amava dire, anche a livello adesso il sud non è tutto, non è tutto Gomorra, non è tutto sottosviluppo, o non è tutto assistenza, è pieno di imprese che competono, che vanno bene. Quindi diciamo siamo arrivati a dire tutto, lui alla fine uno delle cose ultime che ha scritto diceva dobbiamo mettere insieme la strategia alta e la strategia diffusa, cioè dobbiamo tenere insieme un grande idea, un progetto per il mezzogiorno, cioè ad esempio a livello di quali settori industriali, quindi ricostruire un progetto di politica industriale, su questo si collocava la sua elaborazione fatta con un altro giovane gagliardo come Mimì La Camera, ve lo ricordate, che ultra novantenne ancora si batteva perché a Termini Imerese non poteva morire l'esperienza che lui aveva cercato, si era impegnato per portare in questo territorio. E lui diceva sì, lì serve un intervento di strategia diffusa sul territorio, ma servono alcuni poli dello sviluppo. I grandi poli di sviluppo industriale sono uno dei pezzi fondamentali della crescita di quest'area, se vogliamo far sì che tenga anche il progetto di strategia diffusa. Quindi a Termini Imerese, appunto l'elaborazione che lui faceva su questo che chiamava costruiamo un arco voltaico tra università e ricerca, cioè puntiamo, ricostruiamo Termini Imerese non partendo dai meccanismi che servono di ammortizzatori sociali. Partiamo rilanciando sulla crescita dello sviluppo, facciamo lì l'auto del 3000, facciamo lì un grande istituto di ricerca tecnologica che possa pensare a costruire in Italia e in Sicilia le prime auto elettriche, per i grandi mercati che cresceranno nei prossimi tempi. E quindi insieme pensavamo che la qualità dei processi di sviluppo contasse anche la qualità dello sviluppo e che quindi non era tanto una contrapposizione che sinceramente ci aveva stancato anche partendo da entrambe da due posizioni diverse, se al sud fossero troppi soldi o poco soldi, se serve più centralismo o più localismo, che era un dibattito ormai che aveva 30 anni, era stantio, noi facendo, cioè ci raccontava, cioè ci rendevamo molto che era inutile. Eppure ancora oggi ritorna, come poi alla fine il tema del mezzogiorno ci contrapponesse ancora da chi vuole più soldi e chi vuole meno soldi, che non è la sostanza del problema. Nei 60 anni, dal 46 oggi, al sud sono andati moltissimi soldi, come sapete. Il flusso è stato straordinariamente abbastanza simile nel tempo. Cioè noi abbiamo avuto quasi tutti quelli dell'intero periodo, più o meno 0,7-0,8% del PIL nazionale in termini di trasferimento, vuol dire 10-11 miliardi. Una cifra consistente, noi con le stesse quantità di soldi abbiamo avuto, però come vi dicevo prima, periodi in cui gli interventi di politica economica incidevano significativamente, periodi in cui con gli stessi soldi abbiamo costruito un sistema che anzi bloccava e sfavoriva i processi di sviluppo. Quindi non è tanto, c'è sempre una quantità di risorse fissa e certa, ma non è quello il tema del dibattito, non era quello che appassionava meno, non era quello che appassionava a me. Era quale tipo di idea avevamo, quale progetto potevamo costruire insieme. E quali sono i problemi del sud? Anche qui proviamo a declinarlo diversamente, ci stavamo pensando. È sempre difficile andare a dire quale diamo soldi al mezzogiorno, qual è il tipo di intervento del mezzogiorno. Proviamo a dire due cose diverse, investimenti, qual è il declino italiano, il mezzogiorno è pienamente parte, ma non è la determinante. È fatto da una riduzione dei trasferimenti dalla spesa del conto capitale verso la spesa per investimenti, verso la spesa corrente. 15 anni di scelte di politica economica che hanno fortemente depresso la spesa per investimenti sono state per conseguenza politiche contro il sud. Ugualmente, se noi ricostruiamo una politica per gli investimenti, non dobbiamo necessariamente chiamarla politica per il mezzogiorno. Quando negli anni 50 si sono fatti grandi impianti del mezzogiorno, non era un pezzo di una politica meridionalista, era il pezzo della politica di sviluppo italiana che aveva identificato nel mezzogiorno le aree di crescita. Noi dobbiamo ugualmente adesso convincere il paese, e io ne sono convinto,
sono vinto, quindi questo è lo sforzo anche che alla politica chiediamo, di non chiedere una politica meridionalista per dire risarcitoria. Noi dobbiamo chiedere, dobbiamo identificare quali sono le aree di crescita, e io credo che in termini di energia, noi per prima abbiamo fatto varie cose su questo, in termini di qualità del capitale umano formato sul territorio, in termini di opzione mediterranea, dicevamo, che non vuol dire soltanto logistica, non vuol dire soltanto milioni di meridionali con caschetti gialli che spostano casse da una parte all'altra come pensavo di fare a Belle Speranza e Gioia d'Arco. No, vuol dire favorire processi di integrazione economica con quelle aree, cioè ribaltare la priorità europea est-ovest verso una, e dimostrare all'Europa che esiste una direzione nord-sud che può portare forti intensità e crescita. Anche perché non ci possiamo trovare, perché poi dobbiamo anche difendere i nostri territori, che qui cerco di chiudere. Nel momento in cui negli ultimi anni abbiamo toccato del 25% la spesa per investimenti, questa è la grande battaglia che dobbiamo fare. E in presenza di un taglio così forte degli investimenti, è ovvio che diventa insostenibile anche una politica di spending review sulle spese correnti. Cioè la riduzione della spesa pubblica complessiva che il Mezzogiorno ha subito in questi ultimi anni, subito, diciamo, all'inizio della crisi con una particolare intensità dal precedente governo, e ancora oggi rende insostenibile anche quegli interventi di riqualificazione della spesa che al Mezzogiorno servono ancora di più. Qui diciamo sì, senz'altro possiamo, il Sud deve contribuire al processo di revisione della spesa, ma se dall'altra parte non garantiamo un flusso di investimenti così da riattivare quei processi di sviluppo che possono dare, insomma, diciamo, in sostanza occasione di lavoro a tanti giovani qualificati nel Mezzogiorno e impedire che se ne vanno. Solo all'interno di un quadro di politica economica così, che quindi è necessariamente complesso, possiamo vedere quale può essere il contributo del Mezzogiorno. Quindi non possiamo fare le barricate soltanto sui tagli alla spesa, ma dall'altra parte non possiamo consentire che si impedisca completamente un processo, una politica di sviluppo in questo Paese, come è accaduto negli ultimi anni e come continua ad accadere. Noi l'abbiamo dimostrato, le manovre, le diverse manovre di rientro del debito pubblico, come accadde nel 92, in cui il Mezzogiorno diede un contributo fondamentale in termini di risorse al risanamento del Paese. Anche questa volta il Mezzogiorno è chiesto un sacrificio ancora più forte, che può essere, ribadisco, secondo me, concesso soltanto nel momento in cui vengono garantite il mantenimento di un processo di ampliamento delle opportunità per i giovani. I giovani sono proprio quelli che aveva in mente Alberto Tornello. Io l'ultima volta che l'ho visto era in una scuola di formazione per 2000 giovani meridionali, una bellissima esperienza, 2000 ragazzi che erano venuti a Napoli per parlare un po' di crescita, di sviluppo, di Mezzogiorno. E lui in quell'occasione citò una bellissima frase di Don Milani che dice: poi insegnando imparavo tante cose, ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio, sortirne tutti insieme è la politica, sortirne da soli è avarizia. Questo credo che sia il messaggio che Alberto Tornello ci lascia, quello che se tutti insieme possiamo uscire dalle difficoltà, questo vuol dire fare buona politica, e credo che uscirne tutti insieme, fare buona politica è difficile, senza Alberto Tornello è un pochino più difficile, ma credo che sia un impegno che tutti quanti dobbiamo avere. Grazie.